riassunto delle puntate precedenti. Dopo lo sbarco alleato in Sicilia nel luglio 1943, si sviluppa il movimento separatista. Esso trova le sue basi di massa nel malcontento popolare verso lo Stato centralistico, ma ha la sua direzione politica nei vecchi ceti agrari legati al latifondo. Il governo centrale interviene nelle zone liberate nel 1944 con i decreti Gullo, l'ammasso del grano, la ripartizione dei prodotti e la concessione delle terre incolte. Questi decreti rompono in Sicilia il blocco agrario tra proprietari e contadini senza terra. Ridotto il suo spazio politico dall'azione del governo e dall'iniziativa dei partiti democratici, il separatismo cerca una saldatura in chiave antipopolare con la mafia. Un episodio clamoroso è l'attentato al dirigente comunista Le Causi a Villalba. Il separatismo tenta altri sbocchi sul terreno della rivolta armata. E primi di maggio dello stesso anno, praticamente il movimento venne messo fuori legge. Le nostre sedi principali di Catania e Palermo assaltate, occupate e distrutte, e così, in forma minore, meno eclatante, tutte le sedi del movimento della Sicilia. Immediatamente in Sicilia orientale si mise in movimento l'operazione Eris, con i suoi raggruppamenti di Cesarò, di San Fratello, capeggiati da Canepa. Durante l'ultimo periodo dell'attività di Antonio Canepa a Catania, e cioè dall'autunno del 1944 alla data della sua uccisione nel giugno del 1945, io ero prima vice segretario e poi segretario del Movimento Giovanile Comunista per la provincia di Catania. Canepa prese a frequentare la sede del Movimento Giovanile Comunista, dove noi tenevamo delle conferenze e delle discussioni politiche e ideologiche, e manifestò subito una grande simpatia per le nostre idee, mostrando anche di conoscere almeno alcuni dei fondamentali testi del marxismo. Così noi cominciamo ad avere fiducia in lui, non sapendo che invece lui a quel tempo era già Mario Turri, cioè il capo clandestino dell'Evis e cioè dell'esercito volontario per l'indipendenza siciliana, una piccola formazione di guerriglieri e separatisti che agiva e stava nelle montagne vicino tra l'Etna e la provincia di Messina. Così noi, e precisamente Simone Schicchi, che era in quel momento il segretario del Movimento Giovanile Comunista, ed io, che ne ero vice segretario, firmammo per garanzia, come si usava a quei tempi, la domanda di adesione al Partito Comunista che Antonio Canepa volle presentare. Questo non era mai stato detto finora, ma questa è la verità. Canepa, dopo la disavventura di San Marino, quando la Repubblica di San Marino fu occupata dai fascisti o da sammarinesi fascisti, Canepa, d'intesa col di lui fratello, che poi fu un magistrato,
tentarono una marcia su San Marino, ma vennero fermata la frontiera. Dopodiché vennero processati. Seppi poi dal Canepa stesso che egli, dopo alcuni anni di carcere, era stato liberato e assolto perché ammalato di paralisi progressiva, cosa strana per un giovane. Come conobbi Canepa? Trovandomi libero docente nell'Università di Catania, non ricordo con precisione, ma si può accertarlo dagli annuari dell'Università, nell'anno 1940 o 1941, vedo un bel giorno Canepa presentarsi a un gruppo di professori e dichiarare che era libero docente di storia e dottrina del fascismo, disciplina che egli cominciò a insegnare nell'Università di Catania. Canepa fu costretto in quel periodo a un po' mascherare il suo disegno politico, a mascherare la lotta che lui intendeva condurre. Ecco perché credo che fu costretto a scrivere quel libro che per alcuni è stato giudicato un'osanna al fascismo e che invece, se lo guardiamo bene con molta attenzione, con un senso veramente critico e obiettivo, vediamo che in questo libro faceva vedere proprio le pecche del regime fascista, dell'ideologia fascista. Conobbi il professor Canepa nella villa del professor Vagliasinti, dove egli era ospite del professore Petrongelli, genero del Vagliasinti, quei giorni quando stava per avvicinarsi l'occupazione degli alleati. Il suo comportamento era piuttosto strano, era un po' misterioso. Ci trovavamo insieme nei rifugi antiaerei durante i bombardamenti. Poi, avvenuto lo sbarco, Canepa scomparve. Qualche giorno dopo vennero degli ufficiali a domandare notizie del professor Canepa, ma rispose che non sapevamo nulla di lui perché era scomparso senza aver salutato nessuno. Canepa, non appena iniziato il movimento degli alleati dopo l'occupazione della Sicilia, venne nell'Italia settentrionale e un giorno me lo vidi vicino a casa mia. Egli era venuto a cercarmi per comunicarmi alcune sue situazioni ideologiche maturate in quegli anni. Una di quelle sere a Firenze, nei paraggi di Piazza Gavinana, fuori città, lo presentai in una cellula comunista, dove egli espresse le sue opinioni su un suo particolare comunismo. Il giorno successivo i compagni comunisti di Firenze mi prospettarono alcuni dubbi su quel comunismo di Canepa e anzi mi pregarono che io non lo riconducessi più qualche altra sera nella cellula. Dopodiché io non ebbi più notizie di Canepa, perché gli fu possibile tornare in Sicilia in quanto gli inglesi avevano oltrepassato Firenze. Io, se devo dire che cosa penso di Canepa, delle sue idee politiche, devo onestamente affermare che io ritengo che lui fosse un uomo di sinistra, ma che non fosse realmente marxista, che non fosse realmente comunista, nel senso che noi comunisti diamo questa parola. Forse oggi si potrebbe considerare Canepa come uno di questi indipendenti
di sinistra, di idee molto avanzate che vorrebbero cambiare il mondo, ma non certamente un marxista. Ci fu questa discussione sulle idee politiche di Canepa in sede molto riservata, in un incontro tra Canepa e Edoardo D'Onofrio, che allora rappresentava la direzione del Partito Comunista Italiano in Sicilia. Ci fu un incontro riservato il 21 gennaio del 1945 tra i due, e ci fu un lungo colloquio sul quale poi D'Onofrio ha riferito per iscritto in una lettera che è stata pubblicata. In realtà Canepa arrivò a dire a D'Onofrio di avere idee indipendentiste, non però di essere Mario Turri né di militare attivamente nel movimento separatista. Il suo sforzo era, nel colloquio con D'Onofrio, di conciliare, se mai questo fosse stato possibile, le idee del separatismo con le idee di una rivoluzione comunista o comunque di un profondo mutamento rinnovatore della società siciliana. D'Onofrio naturalmente spiegò a Canepa che queste due idee non erano conciliabili, e così la domanda di Canepa di iscrizione al partito non fu accolta. Restava da vedere se, a parte le questioni ideologiche, Canepa fosse veramente comunista, nel senso che di approvare la politica del partito e di sostenerla, di attuarla. Una occasione inaspettata venne quando si presentarono le elezioni all'Università di Catania. Canepa continuava a quell'epoca a frequentare il Movimento Giovanile Comunista, e a quel momento Schicchi e io eravamo già stati informati che probabilmente Canepa era Mario Turri. Ora, per quelle elezioni universitarie ci fu un accordo tra i giovani appartenenti ai movimenti giovanili dei partiti unitari, che tendeva a impedire una vittoria del Movimento per l'Indipendenza della Sicilia a queste elezioni universitarie. C'era il precedente molto importante per noi catanesi di Peppino De Felice, che nel 1904 aveva rotto le urne al Parlamento per impedire che passassero delle leggi liberticide. E noi quindi decidemmo che avremmo fatto mancare la luce al momento in cui si stava votando per rompere la urna e impedire la vittoria dei separatisti. La luce effettivamente mancò mentre si stava votando, e quale non fu la nostra sorpresa quando non riuscimmo più a trovare l'urna nel buio che c'era nella sala. Quando finalmente, dopo un poco, tornò la luce, noi vedemmo che Canepa si era chiuso, si era messo, si era arroccato in un angolo della sala, stringendo fortemente al petto l'urna per salvaguardarla dal nostro attacco. E così fu chiarissimo per noi che Canepa era più separatista che comunista. Elis, cosa significa Elis? Era la sigla che intendeva dire Esercito Volontario Indipendenza Siciliana. E questo ELIS fu fatto dai giovani, dagli studenti, dagli operai, dai contadini, dai giovani contadini, i quali volevano legare questa lotta alla lotta del popolo siciliano per un interesse che non fosse quello della conservazione o quello della tradizione, ma che fosse quello di un avvenire più giusto, più umano per la Sicilia. I banditi non ce n'erano, noi eravamo tutta gente incensurata, studenti, operai, persone intellettuali, gente che effettivamente era illibata, non aveva conti da regolare con la giustizia. Anzi, ricordo che nel periodo che eravamo accampati nelle Madonie, ci sono state un gruppo di banditi, una banda, credo che abbia stata una banda, diciamo così, che avrebbe cercato di intrufolarsi a noi e chiedeva del nostro comandante. E a questo punto mi pare che il comandante, non mi pare vero, il comandante in sostanza questo l'ha escluso completamente di non farle partecipare con noi, perché gli ha spiegato il discorso che noi eravamo una formazione politica e che eravamo delle persone che non avevano nulla da fare con la giustizia, e quindi sono state scartate queste gente, sono state mandate lì. Io ho vissuto il separatismo attraverso
l'entusiasmo di mio fratello, che poi è morto il 17 giugno assieme al professore Canepa. Questo ragazzo portava a casa giornali, certe volte mi faceva partecipe di questi scritti e mi parlava di questo Mario Turri, che poi era il professore Canepa, come di un grande uomo, che lui, e lui per questo aveva un grande entusiasmo. Mi parlava come una figura quasi leggendaria, perciò lui era trascinato dall'entusiasmo per questo suo professore, che poi fu suo professore d'università. Poi qualche volta mia madre diceva: ma ragazzi, ma vi state scherzando, non sono cose che si fanno così, usciamo da una guerra. E sì, mamma, ci saremo i martiri, disse lui una volta, ma così, scherzando. Non pensavamo proprio che lui appartenesse a un esercito. E un giorno, dato che studiava, doveva darsi delle materie perché era in economia e commercio. Chiude il libro e dice: io me ne vado a studiare con Pippo Amato. Un po' di giorni mi preparo queste due materie. E così si bordò tutto. Mi ricordo che mi venne a salutare alla notte, tutto vestito da montagna, e se andò portandosi presso i libri. Poi noi lo aspettavamo, e questo ragazzo non veniva. Abbiamo avuto sentore di che c'erano un esercito di separatisti sulle montagne vicino a Cesarò. E così cominciamo a preoccuparci, a pensare che mio fratello non fosse andato per prepararsi per le materie. Abbiamo cominciato a pensare che fosse. Poi questo, anche un mio nonno una sera dice: guarda che io ho sentito che ci sono delle bande di separatisti su e ci sarò. Mentre noi, perché poi non potevamo parlare, perché mia madre temeva, perché sapevamo che doveva essere una cosa clandestina. La differenza che esisteva tra Miss e Davis ritengo che si possa sintetizzare concisamente nel concetto che il MIS era un organismo politico costituito da uomini i quali operavano politicamente, mentre l'ENIS era una formazione armata di sinistra, perché era costituita da un capo e da collaboratori i quali evidentemente erano ispirati a idee di sinistra. E ritengo che in alcune volte abbia giocato questa incongruenza tra Miss ed Elis, in quanto non tutti quelli del Miss avranno avuto piacere che il nucleo armato fosse costituito da giovani studenti, da giovani ispirati ad idee sociali che erano a volte ben diverse delle idee sociali che si prefiguravano alcuni esponenti del MIS. Dichiarata illegittima la nostra organizzazione politica, assaltate e devastate le nostre sedi, non restava nell'ambito del movimento che una possibilità duplice di combattere. Quella di combattere armi alla mano, Elis. Quella di combattere sacrificandosi e mettendosi nelle condizioni, non dico del martirio, ma certamente nelle condizioni evidenti, incontestabili, di persecuzione, di condizione di persecuzione, cioè andare a finire in galera o andare a finire al confino, come poi avvenne per Andrea Finocchi ad aprile e come avvenne per me personalmente. Sapevo che purtroppo
L'ordine era di ucciderlo. Come del resto c'era l'ordine di uccidere Concettogallo, me personalmente e Guglielmo Carcaci. In effetti le cose andarono alla seguente maniera. Io sono Pippo Amato, cioè dire colui il quale guidava il motofurgone quella mattina del 17 giugno del 45. E all'apparire proprio nello svoltare quella curva mi resi conto subito che c'era un posto di blocco dei carabinieri. C'era tra me e Canepa l'intesa che se dovevo fermare lui mi avrebbe battuto sulla spalla. Io chiesi cosa dovevo fare, ma non ebbi risposta, o perlomeno dato il rumore del motore non lo sentì. Allora mi feci subito un piano sulla testa. Guadagnare la curva che sta là in fondo e dopodiché fermarmi. Però per fare questo dovevo non fare comprendere il mio piano ai militi del posto di blocco. Per cui finsi di rallentare dando l'impressione che mi stessi fermando. Quando superai il punto proprio dove c'era il posto di blocco, invece accelerai per guadagnare la curva. E fu allora che uno di essi esplose un colpo, molto probabilmente mirando alle gomme, ma che colpì il tacco della mia scarpa sinistra. A questo punto Canepa, che stava sulla mia destra nel cassone del motofurgone, mi batté sulla spalla intimandomi di fermare. E fermai su per giù là dove adesso esiste il monumentino. Quello che è successo di preciso non saprei dirlo. Mi ricordo solo che Canepa gridò ai carabinieri: perché sparate? Che motivo c'è di sparare? E i carabinieri che gridavano non mi ricordo che cosa. A un certo punto cominciò la sparatoria che mi indusse ad avviare la marcia, ma proprio quando arrivai alla curva e fermai il camioncino e mi voltai, vidi soltanto che sul cassone c'era Canepa e mio cognato Carmelo Rosano. Canepa era riverso, bianco in viso. Mio cognato, quale era macchiato di sangue, mi disse: cerca di portarci in un posto dove ci possono medicare. E una sera arriva la notizia che c'era stato un conflitto tra carabinieri e separatisti, giovani separatisti. Aspettiamo tutto il lunedì, poi lunedì sera sappiamo dalla stampa, mia madre va al giornale e sa che ci sono stati 4 morti. E poi se ne va all'ospedale di Randazzo. Randazzo non lo trova perché era morto. Allora va all'ospedale, va al cimitero di Giarre e il custode aveva l'ordine di non dire dove fossero seppelliti questi ragazzi, ma siccome anche lui era un simpatizzante separatista, pregando mia madre di non dirlo a nessuno, di non svelare questa cosa, fa vedere queste donne, dove non c'era manco scritto il nome. Questi ragazzi erano stati avvolti in un lenzuolo e seppelliti così dopo aver avuto fatta l'autopsia. Così io aspettavo a casa che mi dicesse, che portassero suo fratello ferito a mio modo, poi pensavo che magari fosse stato piantonato, ma... E allora viene mio padre, quando dalle scale mi fa segnale di cose che ha distrutto la vita di questi miei genitori.
E così per me il separatismo è un ricordo di entusiasmo, di clandestinità e poi un ricordo doloroso.